Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Rogue Galaxy. Continuiamo subito la nostra avventura. Sto registrando di fila alla puntata che è, diciamo, alla scorsa puntata, in modo tale da poter avere una continuità. All this? Were they bombed or what? You smell good. Good woman, good smell. Oh, yeah. No one ever comes here. Quit standing around and come on in. Guys, we have another weirdo. What? You guys are here too? You wait outside. Felio! He's an odd duck, huh? Odd enough to get tossed out of the village, anyway. And you're not? Nope, not me. I left by choice. Can't stand to be around them old-fashioned fogies. I go to all the trouble of inventing for them, and all they say is, no thanks. Inventing what? This. What happened? Is he dead? Unbelievable. Just kidding, folks! Not funny, so not funny. Behold the power of my invention! I call it a bomb! It can blast even the hardest things to bits! Oh, yeah! Catch! Put that invention of mine to good use now. Ah, ecco, questa ci serve per liberarci la strada. Ecco. Ah, ecco cosa dovevo utilizzare. Non me lo ricordavo. Later. Ottenuta bomba. Going to Burkakwa Village, right? I've got a message for the elder. Talentario said, how long are you gonna be set in your ways, you old loon? What this planet needs is progress. Oh yeah. Got that? Benissimo. Allora, qui, esatto, c'è un forziere, quindi andiamolo a prendere instantly, immediatamente. Ok, preso pungiglione. Qua in mezzo ai crateri ci si può entrare, sì. Ah, guarda che figata. Non ricordavo. Allora, controlliamo tutte le zone, perché non vorrei lasciare bauli, non vorrei lasciare forziere alle spalle, sinceramente. Mi darebbe alquanto fastidio. Anche perché non ricordo le locazioni di tutti i bauli presenti all'interno del gioco, infatti... Qualcuno poi successivamente lo cercherò dopo col tempo, anche perché poi si potrà tornare indietro, ovviamente, nelle varie, nei vari pianeti, nelle varie zone. C'è un sacco di, diciamo, di rerun, come si suol dire, delle varie mappe, per potenziarsi, per poter prendere oggetti passati, eccetera, eccetera. There isn't a single fire fruit anywhere. Quindi diciamo che da quel punto di vista non è un problema. A questo punto però devo tornare tutto indietro per... effettivamente potevo utilizzare anche il teleport. Devo abituarmi al... Devo abituarmi alla, come si suol dire, allo sfruttare i teleport. Cosa che comunque non ho fatto praticamente da... Non ho mai fatto in altri giochi, perché comunque
tutto ciò che sto giocando recentemente non presenta teleport o comunque non presenta nient'altro. Comunque la spada di Jester è al massimo, per cui in questo momento devo cambiare l'equipaggiamento e mettiamo adesso la spada del deserto, così poi dopo abbiamo la... Anzi, facciamo una cosa, la spada del deserto... Sì, va bene, dai, mettiamo questa. Potrei metterla anche dopo, come vi ho detto nella scorsa puntata, però... Però va bene. Però mettiamola adesso, leviamoci il pensiero e va bene così. Come on, try me. Anche perché queste comunque adesso faranno un bel po' di danno. Adesso le armi, man mano che le stiamo prendendo più forti, vedete? I combattimenti, anche noi che stiamo aumentando di livello comunque, ci permettono di essere decisamente più forti. Allora, anche la pistola di Jester ha migliorato, cioè è arrivata al massimo. Quindi dovrei mettere la pistola monografica. Anche se purtroppo la pistola monografica non dà danno, però la dobbiamo equipaggiare per il momento. Per il momento equipaggiamo questa, così aumenta di livello e poi vediamo il da farsi. Qua piccolo laghettino. Però ok, dai, pensavo peggio. Allora, ok, utilizziamo la bomba. Eccola qui. Nice. E adesso possiamo proseguire il nostro viaggio. So humans around here. Vedete, tanti umani da queste parti. Allora, stiamo attenti sempre a controllare che ci siano forzieri. Eccola, ce n'è uno. Sperando ovviamente che non siano mimic, perché sarebbe un po' un problema. Però alla fine affronteremo anche quelli, non è un problema. Fatemi vedere gli Eureka se... Esatto, vedete? Abbiamo dei nuovi oggetti da dare. Note immacolate. Io ho un grandissimo difetto, che se vedo, vedete, se vedo praticamente delle caselle mancanti, le riempio tutte e non mi concentro sugli altri PG. Questa è una cosa che comunque poi verrà migliorata in futuro, perché gli oggetti che troveremo saranno decisamente di più. E male che vada, sarò io stesso a farmare gli oggetti che appunto mi permetteranno di riempire le caselle mancanti, quindi non c'è assolutamente problema. Nel frattempo i miei alleati stanno diventando decisamente forti. Prendiamo anche esperienza per quanto riguarda le armi. Qui addirittura tripla intersezione, wow. Allora, per trama dobbiamo andare di qua. E per trama purtroppo al momento dovremmo, mi sa, seguire la strada giusta, anche se in realtà la mia forte voglia di esplorazione mi dice di andare da tutt'altro lato. Vabbè, ancora abbiamo un po' di tempo, quindi, cioè, non abbiamo registrato tanto, quindi se mettiamo un po' di avventure in più penso che nessuno possa lamentarsene. Madonna mia che lag, qua lag potente anche del video. Dovremmo risolvere questa cosa, cioè dovrò risolvere questa cosa. Credevo di averla risolta, perché l'audio non mi dava problemi, quindi non pensavo fosse ancora diciamo fosse ancora problematico col lag. Invece laghicchia un pochino. Cioè, oddio, mi ha laghicchiato in questa battaglia. Ora non so se magari nelle prossime
continuerà anche questo laghettino? Spero di no, a dire la verità. Io spero vivamente di no. Allora, lì c'è addirittura... vinci senza subire danni. Allora, queste sfide si possono vincere mandando al macello gli altri. Perché l'importante è non subire danni, però non subire danni Jester. Quindi basta che noi mandiamo al macello gli altri senza subire danni. Possiamo tranquillamente vincere la sfida. Ora, sperando che... Esatto. Vedete? Sfida è vinta. E quindi prendiamo anche la moneta del cacciatore. Che schifo non ci fa. Queste sono monete del cacciatore abbastanza facili da prendere, quindi perché privarsene? Olè! Altro salvataggio, quindi warp che abbiamo sbloccato. Qui cosa c'è? Nulla. Là ci sono forzieri, andiamo a vedere cosa c'è in quei forzieri. Spero non ci sia Mimic. Qui possiamo attaccare, non abbiamo problemi. Ovviamente non utilizzo la limit qua perché non avrebbe completamente senso, dato che comunque anche in questa mappa ci sarà un boss, per cui poi utilizzeremo anche sul Mimic volendo, qualora dovesse spuntare. Allora, Eureka. No. Ok, Eureka, niente di che. Vediamo un po' cosa c'è da queste parti. Guarda, tanti mostri comunque, eh? Non credevo fossero così tanti nemici in questa zona. Cioè, me li ricordavo i nemici, ma non così tanti. Me ne ricordavo decisamente meno. Allora, cos'altro c'è qua come... Mi sa niente di che, eh? Mi sa che qua non ci sono altri forzieri. Beh, il suono la ghicchia. E credevo di averlo risolto invece, quindi di questo mi dispiace. Credevo nettamente di averlo risolto. Anche perché avevo fatto delle prove e non mi dava più questo segnale di lag. Cioè, questo laghicchiamento non me lo dava più con l'audio. A questo punto non so proprio a cosa possa dipendere. Allora, lì c'è un forziere. La pistola monografica, che giustamente... Che giustamente la pistola monografica non può funzionare sull'ave. Qua mi sa... Ok, chiave della terra. Vedete, qua già mi ero un attimo preoccupato, perché se il forziere si fosse aperto... ci sarebbe stato dentro un Mimic, mentre invece dandomi la dicitura che si apre soltanto con la chiave della terra, mi sono tranquillizzato. Allora, sì, da qua dobbiamo andare dall'altro lato. Diciamo che abbiamo esplorato una zona che al momento non serve a niente, ma che sono sicuro mi servirà dopo, perché per esserci comunque un teleport sicuramente sarà utile, cioè sarà importante per la storia. Anche perché, se non ricordo male, qui, se non sbaglio, proprio dove dovremo affrontare il boss. Quindi niente poco di meno che affrontare il boss. Allora, anche questa spada ha raggiunto il livello massimo. Eppure non ci vuole molto per migliorare l'equipaggiamento. Mi ricordavo ci volesse più tempo. Invece mi sto piacevolmente sorprendendo del fatto che in realtà non ci voglia così tanto. Quindi ben venga. Questi sono dei mostri nuovi.
Cioè, non ne ho affrontati per ora di questi. Anche le armi già nuove dei personaggi hanno raggiunto il livello massimo. Questo ovviamente perché non sto saltando le battaglie. Cioè, a me piace combattere in questo tipo di gioco, dove i combattimenti sono così diretti. Mi piace veramente tanto, quindi non vedo il motivo di dover saltare le sfide. Ecco, in questo caso non bisogna subire danni, per cui mandiamo al macello gli altri. Io sparo con la pistola monografica. Ok, spada ardente gliela facciamo utilizzare. Faccio vedere anche l'animazione per la prima volta. E adesso fa un sacco di danni Zeglam, perché tutti i mostri qui presenti sono deboli al fuoco, ovviamente, essendo comunque piante o... essendo piante, fondamentalmente. Tronchi di legno e tutta questa roba qui. Wow, this heat is so different from Rosa's. Ok, questa non era la strada che dovevamo prendere, comunque, mi sa. Perché stiamo andando verso il basso e non è ciò che mi interessava. Don't fall behind, okay? Allora, qui ci sono due forzieri. Andiamo. Ho ottenuto Grog. Questo per i pirati è... Oh, merda. Allora, aspettate, l'equipaggiamento qua cambiamolo, mettiamola, ecco, questa qua, sì, perché qua mi serve sparare. Madonna, guardate quanti pochi danni faccio rispetto ai mostri che ci sono in giro per la mappa. Ok, qua lo voglio utilizzare. Aia. Sì, utilizziamola, una rinascita ci può stare qua, dai. Alla fine il Mimic lo stiamo sconfiggendo, quindi ci può stare. Wow. Ok, almeno prendiamo esperienza tutti. Almeno prendiamo l'esperienza tutti. Vedete, diventando più forti già i Mimic mi hanno dato meno problemi. Cioè, nel senso, mi hanno... In questo caso il Mimic mi ha dato fastidio. Perché mi ha dato fastidio. Però rispetto a quello che avevamo incontrato all'inizio, mi ha dato decisamente meno grane. Allora, andiamo indietro e rifacciamo la strada giusta questa volta, visto che ormai non ci sono più dubbi su dove dobbiamo andare, almeno in questo momento. Living in the jungle. I wonder what it's like. You think I'm gonna go easy? Allora, cambiamo l'equipaggiamento, visto che ormai comunque la pistola monografica serviva veramente poco per salire di livello, quindi ormai mi sembra stupido non farla salire di livello. Attenzione al fungo che dà veleno. Ecco. Pistola monografica che ha raggiunto il massimo, quindi vabbè, dopo la ricambiamo. È più semplice cambiarla durante la lotta che durante... Allora, qui mi sa che ci vuole la chiave, la fantomatica chiave della terra. Ah no, è un Mimic. Cazzo. È un Mimic così in fretta, in realtà non me l'aspettavo. Madonna mia. Bene. Ok, ha shottato tutti. Facciamo attenzione.
Oh, paralisi per il Mimic. Approfittiamone. No, cacchio. Wow. Wow. Attenzione. Facciamo attenzione. Ok. Oddio. No, no, no. Attenzione. Ok. Mi ha dato lo status fuoco, ma va bene. Facciamo attenzione perché ormai manca veramente poco, non vorrei rischiare. Ok. Wow. Mamma mia. I Mimic si sono abbastanza duri da affrontare al momento, perché comunque noi non siamo ancora al top della nostra potenza. Giustamente i mostri rispetto ai Mimic sono decisamente più deboli, quindi c'è proprio una netta differenza. Infatti, come potete vedere, me li ha ributtati tutti a terra, ma questo diciamo è più un malus per loro che per me, perché comunque non prendendo esperienza, giustamente. Ah, fuoco eterno per due, quindi mi sa che qua qualche eureka può partire. Oh, il grog, benissimo. Cos'è, spiada? Ah, sbornia. Ecco, qui abbiamo fulmine, che glielo possiamo far apprendere subito. Tra l'altro è un attacco ad area. Fulmine livello 2. E qua invece spade gemelle. Spade gemelle è forte come attacco. Me lo ricordo, spade gemelle. È davvero davvero ottimo. What was that? Ah, ecco l'Insectron. Qua ci viene spiegato l'Insectron, che è quella cosa che vi parlavo della prima puntata. Hey kid, what do you think you're doing here? Take it easy, Zegrom. I'm just collecting bugs, that's all. Bugs? But this place is crawling with beasts. Isn't it dangerous? I don't mind. I'm gonna catch a big one for the Insectron tournament. That's why I came to Jiraika. You wouldn't happen to be from Zerard by any chance? Yep. Sure was tough saving up money for the trip. I'm gonna catch a great insector here on Jiraika and win the Insectron tournament for sure this time. So, what's your rank, kid? I'm still a D. Then insectors from Jiraika should be fine. You sure seem to know a lot about it, mister. What's this Insectron thing? An insector fighting competition takes place on Zerard. I've heard the prizes are pretty fancy these days, so it's gaining popularity. But I never thought a squirt like this would be involved. I'm not a squirt. What about you, mister? Are you a beginner? Me? First I've heard of it, actually. Oh, really? Well, in that case, I tell you what. Why don't I give you this? It's my old one. Esatto, abbiamo ottenuto la prima trappola per l'Insectron. E la gabbia di crescita. Eh sì, perché qua bisognerà far crescere, catturare gli insetti. You put bait inside and set it out where bugs like to go. Wait a while, and there will be a bug inside when you come back, if you're lucky. But they won't come out if you just sit there and watch. I'll give you some of this special food too. Here. Frutto Sanchez. There's all kinds of traps and baits. You gotta think about all that and where to put the trap, or you'll never catch a good insector. Well, good luck, mister. See you at the Insectron tournament someday. Bye. Esatto, l'Insectron sarebbe tecnicamente la side quest
side quest di questo gioco, no? Un po' come le ciocografie, un po' come tutte quelle side quest divertenti. E non ricordo se effettivamente l'Insectron mi servisse per prendere oggetti per gli equipaggiamenti finali, eh? Non lo ricordo. Mettere al massimo 5 Insector per gabbia. Nelle gabbie crescita si allevano gli Insectron. Nutrili bene e mandali in battaglia per potenziarli abbastanza. I cibi da battaglia servono a rafforzarli facendoli combattere. Sì, vabbè, la solita cosa. Controlla se sono adulto e che siano maschio e femmina, così si può ovviamente fare anche la prole. Ok. E quindi abbiamo sbloccato in questo caso la side quest o comunque il mini gioco. Più che side quest, minigioco barra side quest degli Insectron. Che è carina, devo essere sincero, non è malvagia come idea. Però io personalmente credo di averla fatta una volta sola, forse completa, e neanche al 100%. Cioè l'ho fatta completa, ok, ma senza chissà cosa. What do you want? Only Brocoquins are allowed beyond this point. Go home. Wait, our ship broke down. We're looking for fire fruit. Not our problem. Now go home or get hurt. Another piece of friendly advice. Don't go near the spring past here. Especially not today. E quindi non possiamo passare, anche se là ci sarebbe un bel salvataggio e tanto di teleport che mi permetterebbe di ritornare indietro. Che ovviamente ci devono far andare adesso, in questo momento, nella zona dove eravamo andati prima. Quindi grazie. E tra l'altro ci dobbiamo ritornare a piedi, per cui immaginatevi che bella stradina da rifare al contrario. Non so, magari ve la taglio questa parte, vediamo. Hope it all goes well. So humid around here. Here they come. That was a cinch. Ok. Usando solo Kisala? Qua il problema, usare solo Kisala non credo che sia possibile. Vabbè. Qua purtroppo usare solo Kisala non è possibile al momento. A parte il fatto che l'hanno messa KO, ma vabbè. Va bene, sfida persa, ma alla fine ci sta. Non siamo obbligati a fare sempre e comunque tutte le sfide, quindi possiamo tranquillamente... Possiamo tranquillamente andare oltre. Le monete dei cacciatori si potranno prendere in tantissimi modi diversi. Quindi non per forza dobbiamo fare sempre tutte le sfide in una volta sola. E in questa zona della mappa mi lagga parecchio. Sarà perché comunque è abbastanza larga. Forse sarà questo che mi dà un po' di problemi. Tra l'altro stiamo sprecando un sacco di esperienza per le armi, perché sì, diventano forti nei loro elementi, o comunque diventano più forti, ma non ne vale tanto la pena, eh.
Allora, salviamo, visto che comunque abbiamo fatto tanta roba. Ci sarebbero anche dei punti da scambiare, ma li scambierò poi dopo. Non ho premura di scambiare i punti, tanto restano lì fino a quando non li scambiamo. Anzi, vabbè, dai, scambiamoli adesso, visto che ci siamo. Siamo saliti di grado. Grazie. Ah, li scambio tutti in una volta, ok, meglio. Non lo ricordavo. Allora, eccoci qua. Oddio, no, non ci credo. Cioè, mentre stavamo interagendo con la nuova zona. Cioè, con la nuova zona. Con la nuova parte. Ok. Don't ever try to show off in front of me, you damn beast. Mi sa che ci siamo bloccati perché, esatto, adesso c'è il filmato. Dopo questa parte ovviamente staccheremo. Perché qui c'è un boss. Staccheremo e poi dalla prossima puntata andremo finalmente al villaggio e scopriremo cosa fare per ottenere questi frutti di fuoco. You're not afraid, Miri? No, not me. Lilica, am I gonna meet the Star God? That's right. You've been chosen. You get to be right next to the Star God. I know, but when I'm with him, does that mean I won't be able to see you anymore? Miri. Villagers, you think? Look at that. Two broads. Not bad, huh? Tell me, Jester, which one's more your type? What's wrong with you two anyway? Let's go down there and ask them where Bukakwa Village is. Wait. Those two look like Bukakwa tribesmen. They might attack if they know we're outsiders. They don't look like the type to attack. What do you know about the Bukakwa anyway? Listen, do you have any idea what they did to me back in the days? These Bukakwa creeps, first they... Who's there? Uh-oh, we've been spotted. Aya. Wait, let us explain. We come in peace. We're sorry. We didn't mean to spy on you. You're from Bukakwa Village, right? We'd like to go there ourselves, but the gatekeepers turned us away and we can't get in. What do you want there? Our ship's broken down, and we need firefruit to fix it. We were hoping that maybe we could get some in the village. Or, you know, well, find out where we could gather them ourselves. Ed è qui che ovviamente c'è uno scambio, no? Di parti. Kisala viene sostituita dalla nuova cacciatrice. Questo è un déjà vu di Final Fantasy, no? Se ci pensate bene, con Vivi, catturato. Final Fantasy 9, ovviamente, intendo, eh? Ed eccoci qua, con la nuova... Oddio. Mi ha fatto un attacco che non pensavo potesse farmi in realtà. Sì, spada ardente, falla pure.
Lilica ci sta per crepare. Ecco, bene. Bene, benissimo entrambi, oserei dire. Complimenti. Veramente complimenti. Allora, cerchiamo di giocarci bene le nostre carte. Attacchiamo prima con la pistola fino a quanto possiamo. Sì, se magari non vi fate... vabbè. Sì, ciaone. Non volevo che succedesse questo, però ok. Sbornia è ottimo perché aumenta l'attacco di tutti praticamente. È una sorta di buff AOE. Io ovviamente vado solo di pistola al momento perché non ho motivo di fare altro. Appena finiamo la pistola poi andiamo avanti. Cioè andiamo avanti a botte. Perfetto. Ah, dai, su, non vi potete fare eliminare così. Non vi avevo fatto vedere l'animazione, quindi è giusto. Ah, sinceramente, utilizzare queste rinascite così mi dà un po' fastidio, che comunque erano rinascite che si possono tranquillamente evitare. Basta attaccare alle spalle comunque e stare attenti a quando fa il campo elettromagnetico. No, non crepare. Madonna mia, se Lilica fosse crepata adesso mi avrebbe dato un fastidio enorme. No, tonico non c'è bisogno di utilizzarlo. Vabbè, però madonna, sti salti così a caso. Dai, che tanto sei crepato. Ok. Peccato aver utilizzato quelle rinascite così, ma veramente scandaloso. Cioè, oh, che mira di merda. Una spacca sassi abbiamo ottenuto, tra l'altro. Figo. Le copie delle armi qui non sono del tutto inutili. Cioè, se otteniamo più armi, anche dello stesso tipo, non è mai un malus. Perché unendo anche due armi uguali, si può ottenere un'arma diversa. Ma questo lo vedremo più in là. You were protecting my sister. Thank you. It's okay. It was a spur of the moment thing. Are you okay? Are you hurt at all? No, I'm just fine. I'm Lilica. And this is Miri. I'm Kasala. Nice to meet you. Yes, same here. Huh? Miri's eyes. She was attacked by a beast long ago. A beast? I can't see, but I can do everything else. There isn't anything that can stop me. Really? So there's no need to tread lightly around her.
You said you wanted to go to Burkakwa Village, right? Oh, yes. I'll have a word with the guards on your behalf. But they don't take kindly to strangers there. Be careful. Really? Thank you so much. Well, it's time for us to head back. See you later. We better get a move on ourselves. Seems that Burkakwa is full of beautiful women, huh? Bene, ci siamo guadagnati la fiducia per entrare all'interno del villaggio, ma ovviamente ci andremo la prossima volta. Quindi, grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.